Buongiorno ragazzi e bentornati. Oggi è lunedì 11 dicembre. Noi ieri siamo stati alla fabbrica. No, noi ieri siamo stati al villaggio di Babbo Natale. Una delusione allucinante. Vi lascio il link qua nella col pallino. Se casomai non l'avete visto, andatelo a vedere. Anzi, non andatela a vedere perché è stata una noia mortale. Quindi volevo dire questa cosa, che solitamente io quando faccio vlog vi porto in giro con noi nei vari posti che andiamo a vedere. Non mi capita di fare vlog dentro casa perché non ho mai pensato fosse una cosa interessante. Invece ho avuto una richiesta di una ragazza di cui adesso mi sfugge il nome, perdonami, che mi ha chiesto di fare un video di pulizie, risistemare casa, insomma. Io colgo la palla al balzo perché oggi devo proprio fare questo. La settimana scorsa, scusate, la nostra commessa di Via del Mare era in ferie e quindi noi ci siamo ritrovati in questa settimana, io e Gian Giacomo, a doverci dividere fra i due negozi, la casa, le bambine e mia sorella in ospedale. E quindi vi lascio immaginare, è stata una settimana piuttosto dura, è stato faticoso. E quindi diciamo che ho lasciato da parte quello che si poteva lasciare a dopo, cioè un pochino la casa, un bel po' la casa. Ho fatto veramente il minimo indispensabile, ho cercato solo di stare appresso con le lavatrici, con le asciugatrici, in modo da non ritrovarmi a fine settimana chili e chili di roba. Però per il resto sono riuscita solo a fare veramente il minimo indispensabile, quindi i piatti, passare l'aspirapolvere giusto forse una volta ce l'ho fatta, perché poi gli altri giorni o si svegliava Matilde troppo tardi dal pisolino dopo pranzo e io dovevo già correre in negozio, insomma mi è mancato proprio il tempo materiale per farle certe cose. Quindi stamattina mi ritrovo la casa che veramente sembra che sia scoppiata una bomba. Adesso vi faccio vedere un po' di cose, però prima mi devo sistemare la spesa perché sono appena tornata da fare la spesa. Abbiamo accompagnato bebè a scuola, siamo andati a fare la spesa con Rebecca, con Matilde. Sono un tantino confusa. E quindi adesso mi sistemo un attimo la spesa in frigorifero e poi inizio a pulire. Ieri, come vi ho fatto vedere nel vlog di Cagliari, siamo stati all'IKEA. A Cagliari è aperto un punto vendita che però non è proprio un punto vendita come quelli tradizionali. Lì ci sono soltanto i piccoli pezzi che possiamo comprare, diciamo, in loco. Tutte le altre cose più grandi invece, quelle più ingombranti, vanno ordinate. Noi siamo voluti semplicemente andare a curiosare per un paio di cosettine da comprare, le ho trovate lo stesso. Una è la teglia per i muffin che mi mancava, ce l'avevo in silicone, però poi l'ho utilizzata per fare le saponette e quindi non mi piace assolutamente utilizzare quello che ho utilizzato per fare il sapone per cucinare. Quindi ho preso la teglia per i muffin in alluminio, ho preso uno di questi vasetti che adesso non so se utilizzare qua in cucina per gli utensili oppure se portarmelo magari di là e metterci i pennelli per il trucco. Adesso vediamo come utilizzarlo. Comunque una destinazione d'uso gliela troverò. E poi vi faccio vedere qua. Abbiamo preso un set da 4 di questi specchietti che ci servono, almeno 2 ci serviranno da mettere in Via del Mare per nell'espositore dei trucchi. Poi ho preso questo set che sono degli organizzatori di quelli con la cerniera. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Così la cerniera si chiude, rimangono belli rigidi e mi servono per finire di sistemare il mobile di Matilde, che sinceramente non mi piace ancora come l'ho organizzato, quindi con questi spero di riuscire a fare un lavoro ancora migliore.
E poi abbiamo preso due di queste mensoline. Si aprono i laterali naturalmente. Queste in realtà le ho prese da mettere all'interno della mia scarpiera perché i ripiani della mia scarpiera. Allora, le nostre scarpiere in realtà non sono scarpiere, sono dei mobili con i ripiani che sono comodissimi. Sono comodissimi soprattutto per gli stivali perché lo spazio tra i ripiani è molto alto. Però ci sono, ad esempio, d'inverno. Tutte le sneakers o le scarpe da ginnastica che vengono poggiate sul piano, ma al di sopra rimane molto spazio sprecato e quindi tendo ad accavallare, ad accumulare tutte le scarpe lì, una sopra l'altra. Le scarpe si sporcano, si deformano e non mi piace. Quindi ho pensato di utilizzare queste mensoline per creare un ripiano aggiuntivo. Quest'altra è lo stesso sistema, però in formato più grande e sinceramente ho pensato di prenderla. Per metterla, adesso vi faccio vedere, sotto il forno a microonde. Ho pensato che se io metto la mensolina sotto, sollevo il forno, tutto questo ambaradam che io di solito metto sopra il forno a microonde va a sparire, cosa che non mi dispiacerebbe per niente, anche perché l'altro giorno con questo caos ho tappato la griglietta, quella che c'è qua dietro, praticamente dove dovrebbe respirare tra virgolette, e ha fatto una fumata non indifferente, quindi vorrei evitare di accumulare troppa roba, quindi ho pensato che sollevandolo sicuramente non gli metterò più niente sopra perché sarà più o meno a livello del mobile. Mi pare di aver detto tutto. Ah no, l'ultima cosa. Guardate che caos che c'è a casa mia. L'ultima cosa che ho acquistato è questo, che è uno di quei tavolini, che è uno di quei tavolini che si utilizzano per la colazione. Adesso, vabbè, devo bloccare le gambe, che si mettono così. Aspettate, eccolo qua, questo qui che è uno di quei tavolini che si utilizzano per fare la colazione. Io in realtà l'ho preso per lavorare al computer sul divano, perché io di solito utilizzo il tablet e ce l'ho semplicemente appoggiato sulle gambe e questa cosa mi dà fastidio perché comunque dopo un po' mi si atrofizzano. Ieri sera l'ho già provato e vi dirò che è molto comodo, ha lo spazio per appoggiare tutto, quindi mi piace. Con 9,90 € ho fatto un buon acquisto. Ci sono i tavolini porta computer per questo scopo, quelli proprio con quella destinazione, ma partono di solito dai 27-28 euro fino ad arrivare anche ai 50 e io non volevo spendere così tanto. Adesso vi faccio vedere la tragedia che c'è a casa mia. Questo è il divano. Qua ci sono scatole di scarpe. Nel presepe è scoppiata una bomba. Sotto il mio albero di Natale c'è un bidone dell'olio che non si sa cosa ci faccia, ma è finito lì questi giorni. È vuoto. Devo finire di pulirlo per metterlo finalmente in magazzino con dentro l'olio nuovo, ma non so perché è stato posizionato qua nel frattempo. Qui abbiamo il tappetone che sarà la guida per il Natale da mettere fuori nei due negozi. Adesso lo dobbiamo tagliare. Un bustone di roba che non si sa cosa ci faccia lì. E qua più o meno il caos, lì ci sono delle cose che non hanno asciugato bene in asciugatrice, le ho messe sulla stufa. E qua ci sono ancora giubbotti e cappellini da finire di sistemare. E qua c'è Matti Matti. Ciao Matti Matti. Poi questo è un video di sistemiamo casa, quindi voi non vi spaventate di quello che trovate. Questo è il mio bagno. Anche qua è esplosa una bomba, anzi, facciamo due. Questa è la camera da letto. Guardate lì, l'ultima delle bacinelle, roba sul letto. Roba sul comò, scatole di scarpe.
adesso con buona lena ci mettiamo a sistemare e soprattutto a pulire. Pronte? Via! Non vi ho poi fatto vedere la parte più tragica del tutto. Non so se notate, questo è il mio ingresso. Vi sembra una cosa normale? No, solo che qua quando soffia il maestrale porta di tutto e di più. Quindi dovrò fare anche quello, ma prima facciamo la parte interna. Io credo che questo video andrà online a gennaio, perché comunque la programmazione di dicembre, nonostante oggi sia 11, è già stata tutta pianificata, quindi non c'è spazio anche per questo video. Però siccome è una cosa che si può fare tranquillamente in ogni giorno dell'anno, non credo che cambierà molto. Niente, iniziamo a mettere a posto. Allora, quando io devo pulire, la prima cosa che faccio è cercare di risistemare un po' in giro, di riordinare, di far sparire tutti gli imbrogli e le cose che sono fuori posto. Scusate, c'è Masha e Orso qua. Cerco di far sparire tutte le cose che sono fuori posto e che comunque non ci fanno niente lì. Quindi questo è il primo step, perché mettersi a pulire con tutte le cose in giro che fanno più casino che altro è veramente una roba impossibile. Quindi io parto di solito a riordinare casa dal soggiorno, prima di tutto perché è la stanza che viviamo di più e quindi è sicuramente quella più in disordine, perché le bambine dalla cameretta portano i giochi di qua, si mettono a giocare sul tappeto, ne lasciano sparpagliati ovunque e quindi... Mettimi a fuoco. Ne lasciano sparpagliati ovunque e quindi io la mattina devo passare a raccattare via tutto. Quindi una volta che ho riordinato e che vedo effettivamente gli spazi come sono, poi passo a pulire. Credo che sia un buon metodo, insomma, perché veramente pulire sul caos, sul disordine, è secondo me impossibile. Quindi prima di tutto sistemo il soggiorno e poi piano piano passo alle altre stanze, il bagno, la camera da letto e poi la loro cameretta, che stranamente è sempre una di quelle un pochino più in ordine, per il semplice fatto che ci stanno poco loro, nonostante abbiano una cameretta con tutti i loro giochi per giocare, tendono a non giocare in camera, a portarsi sempre i giochi qua in soggiorno dove ci siamo noi. Le capisco anche, perché giustamente loro vogliono condividere la cosa con noi, però la mattina il disastro è più totale. Comunque adesso continuiamo, finisco di sistemare un paio di cose qua e poi passiamo alle altre camere. La bacinella della roba da lavare, voglio farvi vedere una cosa. Allora, io non ho un cesto della biancheria da lavare, ne ho due, uno scuro e uno chiaro. Nel chiaro naturalmente mettiamo tutti i capi bianchi e quelli più chiari che rischiano di macchiarsi, invece in quello più scuro mettiamo i neri, i blu, i jeans e le cose rosso scuro. Li ho presi apposta di colori diversi in modo che anche per le bambine sia più facile ricordarsi in quale cestino mettere la roba scura e la roba chiara. In questo modo ho anche evitato di avere il cesto dei panni che trasborda sempre fuori, perché prima ne avevo uno solo grande e mi usciva sempre tutta la roba, avevo sempre tutto l'accumulo della roba in terra da lavare, perché naturalmente non riuscivo, facendo una o due lavatrici al giorno, non riuscivo a sopperire a tutto quanto, soprattutto quando poi andavo a cambiare le lenzuola. Invece in questo modo non ho mai cose buttate in giro, è sempre tutto all'interno dei cesti. Adesso andiamo ad attaccare la lavatrice. Bel ciuffo, veramente bello. Ciao, benvenuti in lavanderia. Oh santo cielo. Allora, devo attaccare la lavatrice, devo svuotare l'asciugatrice e andare a piegare tutte le lenzuola che ci sono all'interno.
questa è la mia camera allo stato attuale delle cose. Direi che è il caso di riordinare. La cucina è incasinata QB. Comunque, siccome sono le 11 meno un quarto, mi devo mettere a preparare un pochino di pranzo. Oggi ho deciso di fare il pollo in rosso con il sugo, in modo che poi lo stesso sugo lo posso utilizzare per fare la pasta e condirci la pasta. Non faccio una video ricetta a parte perché è una cosa veramente semplicissima da fare. Mi servirà soltanto il pollo a pezzi tagliati né piccoli né grandi, una pezzatura media. Ci servirà la passata di pomodoro e adesso andiamo a farlo. Prendiamo una pentola, allora ci mettiamo aglio, e un po' di insaporitore per carni, e ci mettiamo un attimo il pollo dentro a rosolare. Buttiamo dentro due bottigliette di pelati, queste sono da 400 grammi. Naturalmente io le risciacquo con l'acqua, in modo che tutta la passata scenda e sia utilizzabile. Aggiungo ancora un po' di aglio. E un cucchiaino di brodo vegetale, quello senza glutammato e senza olio di palma. E ne metto un cucchiaino, poi dopo se necessario vado ad aggiungere ancora un po' di sale. Ok.
lo lasciamo andare un po'. Ma cos'è sto casino? Ecco mamma, il cubo l'ho recuperato, guarda. L'ho recuperato, non manca un pezzo, guardalo. Hai ragione. Sì amore, però raccoglimi questa roba da terra. Ho appena rimesso a posto i vestitini che avevo appreso ieri quando siamo andati a Cagliari. Io di solito per Matilde mi porto sempre un cambio appresso dentro le bustine da viaggio, nel suo zainetto, un cambio completo, perché può succedere che in macchina gli viene da vomitare oppure si bagna mentre siamo in giro, quindi preferisco sempre comunque avere un cambio completo appresso. Adesso voglio provare a vedere se utilizzando i contenitori dell'IKEA che vi ho fatto vedere prima riesco a sistemare meglio questa parte del mobile. Rebecca, avendo i cassetti, mi viene più semplice utilizzare la struttura in orizzontale, cioè piegare la roba e metterla in orizzontale, che è quella con cui mi sto trovando meglio. Con Matilde, non avendo cassetti a disposizione, devo per forza utilizzare invece la struttura in verticale. Quindi adesso ho provato a prendere questi contenitori qua per inserire i vestitini, le magliettine e i pantaloni all'interno, in questo senso. Insomma, voglio vedere se mi viene più comodo prendere le cose senza che ogni volta mi cada tutto, in poche parole. Proviamoci. Questa sistemazione mi piace un po' di più. Praticamente ho messo qua le felpe, tutte le felpine, quelle più quotidiane. Qua ci sono tutte le magliettine semplici e qua ci sono le magliettine a collo alto. Qua invece ho messo i jeans e i pantaloncini. Qua dietro ho le cose di mezza stagione. Scusate se mi taglia la testa, ma se no non riesco a farvi vedere. Quindi pantaloni un po' più leggeri e le felpine non felpate, le felpine di cotone normale, le giacchine, e qua invece ci sono i maglioncini che però non voglio né appendere e non ci stanno neanche piegati all'interno della scatola, però va bene la soluzione perché comunque li ho qua dietro, non si rovesciano, ogni volta quando ne devo prendere uno basta che sposto quello di sopra. Insomma, l'importante è che ogni volta che devo prendere una magliettina non mi si caputi tutto il resto. Questo era il principio.
mi è avanzato un cubotto che credo che metterò nel mobile di Gian Giacomo per mettersi dentro tutte le sue cinture, cose che ha in giro, quindi non si butta via niente, si ricicla tutto. Allora, qua ci sarebbe da mettere a posto la scrivania, ma si può fare in un secondo momento. Adesso mi preme, prima che finisca la mattinata, passare l'aspirapolvere e dare una bella pulita al bagno. Solo una piccola premessa, io non ho un aspirapolvere normale, io ho il Rainbow. Il Rainbow l'abbiamo preso un anno e mezzo fa, mi pare. Non mi sono pentita di averlo preso, l'abbiamo pagato una bella cifretta, perché sicuramente saprete che il Rainbow costa. Però siccome avevamo avuto, quando Rebecca era piccola, dei problemi di allergie, allora praticamente nella mia famiglia sono tutti soggetti allergici. Mio padre è allergico ai pollini, alla polvere, mia sorella è allergica agli acari. Rebecca ha avuto per quasi un annetto delle crisi di tosse molto forti. Gli venivano così da un momento all'altro. Se gli venivano che aveva finito di mangiare da poco, rimetteva tutto, che fosse di giorno, che fosse di notte. Erano talmente forti queste crisi che buttava fuori tutto. È stato un periodo abbastanza difficile, direi, perché succedeva anche 3-4 volte durante l'arco della giornata, ed è stato per tanti mesi. Poi da un momento all'altro sparito tutto, finito, nessun altro tipo di problema. Memory di questa cosa, quando ci è stato presentato il Rainbow, abbiamo pensato sì, effettivamente è una bella cifra, però in quel momento potevamo azzardarci a mettere, insomma, questo piccolo pagamento mensile, e quindi l'abbiamo preso. Torno a ripetere, non mi sono pentita, perché grazie al Rainbow posso, oltre che utilizzarlo come aspirapolvere comunissimo, che in realtà aspira molto di più delle altre aspirapolveri, mi lascia il pavimento talmente pulito che posso permettermi di non lavare in terra, o meglio di lavare in terra molto più raramente che utilizzando un aspirapolvere normale, perché acchiappa anche il pulviscolo fine e la polvere che c'è nell'aria, quindi il posto è molto più pulito, perché la polvere, anziché continuare a girare, viene risucchiata dal Rainbow mentre io sto passando l'aspirapolvere, lui risucchia dal bocchettone anche la polvere che c'è nell'aria, e quindi questa è una figata pazzesca. Oltretutto io avevo preso anche il battimaterassi, quindi mi ci pulisco i materassi, e la prima volta che l'ho fatto non vi dico quello che è uscito. È meglio che non ne parliamo, potreste vomitare all'istante. Lo si può utilizzare per mille usi. Uno degli usi che faccio più spesso è quello di depurarmi l'aria, sia quando siamo un pochino malati, che abbiamo raffreddore, che abbiamo la febbre. Per purificare l'aria ci metto le goccine di eucalipto e lo metto in funzione non aspirante, ma purificante, quindi col ricircolo. Adesso sarebbe un po' troppo difficile e lungo spiegarvi tutto il procedimento. Comunque lo metto in un angolino della stanza, lo accendo col pulsantino apposito e lui purifica, praticamente aspira l'aria, la purifica all'interno dell'acqua con l'eucalipto e la ributta fuori purificata. E lo stesso metodo lo utilizzo invece quando devo fare delle cose arrosto o delle cose fritte. Io frigo molto raramente, tipo forse una volta ogni 2 mesi. Comunque, se mi capita, siccome la mia cappa della cucina ha qualche problemino e non aspira bene, attacco lui, quindi metto le goccine tipo mele cannella, quelle che mi hanno dato in omaggio quando l'ho comprato, e mi profuma l'aria e non si sente l'odore del fritto e dell'arrosto, o si sente molto meno, molto. Detto ciò, smetto di cianciare e vado a pulire. We'll be right back.
minuti. Mezzogiorno meno un quarto, il pollo ha cotto per un'ora nel sugo. Ve lo faccio vedere. Naturalmente ha fatto un casino nero come il suo solito, guardate un po', come sarà bello lavare questa pentola. Sì, direi che è pronto. Assaggiamo un po' il sugo. Naturalmente nel frattempo giratelo, non lasciatelo da solo a cuocere. Sì. Va benissimo. Quindi questo. Quindi per il primo ci facciamo spaghetti con il sugo, di secondo abbiamo il pollo, il rosso, e faccio una pentolina di broccoli veloci, di quelli surgelati. Mettiamo un giro d'olio, e un goccino di acqua, poca, perché tanto poi comunque loro rilasciano la loro. Coperchio e stop. Quando sono morbidi li spegniamo e saranno pronti da mangiare. Niente, io torno di là e vado a pulire il bagno. Ok, mentre voi non mi vedevate, ero in incognito. Ho finito di passare l'aspirapolvere e ho dato una passata veloce al bagno della lavanderia. Adesso ci mettiamo a pulire questo bagno. Mi metto a pulire questo bagno. Tengo a specificare che le pulizie di oggi, che state vedendo oggi, non sono pulizie infine, ragazzi, quindi diciamo che oggi sto dando una passata generale giusto per riordinare casa e mettermi un pochino al passo con tutto quello che c'era da fare. Quando pulisco infine sposto i divani, sollevo il tappeto, lo batto fuori, insomma faccio tutto quello che c'è da fare infine, compresi i vetri. Oggi sto giusto dando una passata generale perché ho voglia di sentire il profumo del pulito dentro casa, quindi naturalmente la questione tappeto, la questione divano l'ho già fatta la settimana scorsa, sapendo che, no, non la settimana scorsa, due settimane fa, sapendo che settimana scorsa non avrei potuto fare niente, due settimane fa ho spostato tutto, lavato tutto, pulito tutto e quindi oggi posso andare tranquillamente. Volevo farvi vedere una cosa, non sarà la cosa più bella del mondo, ma magari a qualcuno può essere utile, magari qualcuno non ci ha mai pensato. Allora, io tengo le mie spugnette in questo contenitore dentro il mobile del bagno. Le mie spugnette sono suddivise in due settori. Queste sono WC e bidet e queste sono vasca e lavandino. Questo perché? Allora, io intanto le tengo in queste boccettine, in queste vaschettine trasparenti. Gliel'ho scritto dentro con il pennarello, non so se notate, vasca e lavandino. Tengo la spugna ruvida e la pelle poi per pulire, lo straccetto in microfibra. Li ho suddivisi perché se voi notate, voi andate a pulire il bagno, molto spesso, tanta gente non ci fa caso, con la stessa spugna con cui andate a pulire la tazza del water, andate poi a pulire il lavandino, andate a pulire
nello specifico il bicchiere che contiene gli spazzolini da denti. Torno a ripetere, con la stessa spugna con cui si pulisce il vaso WC, dove si fa la cacca, si pulisce il bicchiere che contiene gli spazzolini da denti che vanno in bocca. Quindi, se qualcuno non avesse fatto caso a questo piccolo particolare, ve lo faccio notare io. Così si trasferiscono dei batteri grossi, così, all'interno della vostra bocca. Non lo so, sicuramente tantissimi di voi lo sanno già, ci hanno già pensato, così come me fa uno schifo terribile pensare a una cosa del genere, quindi utilizzo due spugne diverse, una per pulire la zona lavandino e la vasca e l'altra per pulire WC e bidet. Tutto qui. Andiamo a vedere sta mosca. Io in linea di massima ho fatto tutto e voi non avete visto che poi ho anche lavato in terra, sono finiti i piedi, i panni, messi a posto eccetera eccetera, ma però sarebbe venuto troppo lungo questa specie di vlog pulizia e riordino e quindi niente, ho preferito tagliare. Io spero che questo video sia stato utile a qualcuno, spero di avervi tenuto compagnia e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.